Allora, buongiorno a tutte e a tutti e innanzitutto grazie mille per essere qui a questa prima giornata che apre i lavori del convegno Il Prisma del Lavoro. Siamo ospiti dell'Università di Padova, in particolar modo del Dipartimento FISPA, Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. E questo convegno è il risultato della collaborazione del dialogo, frutto del lavoro tra ADL COBAS, appunto Associazione Diritti dei Lavoratori, e la redazione dell'archivio multimediale Luciano Ferrari Bravo. E presento brevemente l'idea che sta alla base di questo progetto e i soggetti che hanno appunto contribuito alla creazione di questo incontro. L'archivio multimediale Luciano Ferrari Bravo, come molti di voi sapranno già probabilmente, è un progetto che ha preso le mosse ormai un anno fa e ha l'obiettivo da una parte di digitalizzare e rendere disponibili e fruibili i contributi di Luciano Ferrari Bravo e dall'altra di creare momenti di problematizzazione e di discussione sui nodi politici attuali e contemporanei. L'ADL invece, sicuramente la conoscete già, è l'Associazione dei Diritti dei Lavoratori, lavora sul territorio dal 92 attraverso una rete di sportelli che spaziano dal lavoro alla casa, all'immigrazione, ai servizi legati al patronato e al CAFO. È quindi dall'incontro e dal dialogo tra queste due realtà che è emersa l'esigenza di articolare un discorso condiviso su temi quali la logistica e il capitalismo di piattaforma, affrontando così la crucialità di quello che definiamo, di quello che chiamiamo paradigma logistico negli attuali processi di valorizzazione e con un'attenzione particolare per i molteplici livelli sui quali si articolano i rapporti sociali di potere. Che cosa intendiamo con questo? Intendiamo che aspetti quali il genere, la razza e la classe sono per noi della redazione dell'archivio e per l'ADL fondamentali. Infatti è in questa direzione di attenzione rispetto a questi elementi che abbiamo lavorato nella costruzione di questo momento e di incontri. Ci auspichiamo che la costruzione di questo lavoro si muova in questa direzione. È per noi infatti solo attraverso il riconoscimento della complessità della composizione del reale, come ci hanno insegnato il femminismo e i movimenti decoloniali, che si può cercare di capire il presente e comprendere i processi e le tendenze che attraversano la nostra contemporaneità. Ripensare la logistica dunque è figura attorno alla quale si articoleranno queste due giornate. Che cosa intendiamo con logistica? La logistica è una figura prismatica, da qui appunto il prisma del lavoro, e non è da intendersi esclusivamente come una specifica tecnologia per la distribuzione di merci o come una formula informatizzata delle supply chains per la produzione globale. La logistica è appunto una figura prismatica attraverso la quale pensiamo sia possibile leggere e interpretare molteplici forme del lavoro contemporaneo, la sua composizione sociale, le trasformazioni in corso nel modello di accumulazione, ma anche le lotte che lo attraversano. Il paradigma logistico indica allora il processo di estrazione di valore dai flussi, siano questi di merci, di dati o flussi migratori. Per fare un esempio su quest'ultimo punto, sul quale credo si tornerà anche successivamente, lo sguardo logistico, tra virgolette, è allora funzionale per indagare, ad esempio, i fenomeni migratori. In questo senso si può vedere come i dispositivi logistici della migrazione siano legati ad una riorganizzazione del potere e del controllo sulle migrazioni stesse. E qui abbiamo allora un cambio di paradigma, anche nel senso che dal binarismo semplice di esclusione e inclusione si sostituisce un filtraggio delle migrazioni e un utilizzo dei flussi in un senso up to the point e just in time. Come potete vedere dalla locandina, come avrete visto, il convegno si articola allora in tre momenti. Per quanto riguarda la prima sessione, ripensare la logistica dalla scala globale all'Europa, le trasformazioni in atto tra produzione, riproduzione e diritto al lavoro, interverranno in quest'ordine Sergio Bologna, storico del movimento operaio, e di cui segnalo Tempesta perfetta sui mari del 2017, edito per Deriva Prodi, Michele Forlivesi, che è dottore di ricerca in diritto del lavoro
che ha steso con le compagne e i compagni di Riders Union alla Carta dei diritti dei lavoratori digitali, Francesca Alice Vianello, che è ricercatrice all'Università degli Studi di Padova in Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro. E questa per la prima parte della prima sessione. Seguirà ovviamente una discussione che credo sarà molto attiva e frizzante. E dopo una breve pausa interverranno Maurizio Ricciardi, professore in storia delle dottrine politiche a Bologna, David Sacchetto, professore di sociologia e di processi economici del lavoro a Padova e anche membro dell'archivio Luciano Ferrari Bravo della redazione, e Sandro Chignola, professore di filosofia politica qui a Padova, anche lui fa parte della redazione dell'archivio. Nella giornata di domani invece ci si concentrerà sulle esperienze di lotta in Europa attraverso il confronto con attivisti sindacali e lavoratori provenienti da Polonia, Germania, Francia e Spagna, e nel pomeriggio sulle nuove composizioni della forza lavoro e dell'organizzazione della lotta nel capitalismo di piattaforma. Allora non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon convegno e un buon lavoro, e passare subito la parola a Sergio Bologna.